Sala gremita lunedì 9 settembre al Cinema Massimo di Torino per la proiezione del film Tutti a casa di Luigi Comencini con Alberto Sordi. Introdotto dal video l'8 settembre a Torino, una testimonianza di Paolo Gobetti. Evento organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con Comune, Provincia di Torino e ANPI. È uno dei momenti più bassi dal quale si è risaliti con l'impegno di tanti, di tante idee, ideologie, parti d'Italia diverse hanno salvato la dignità del nostro paese riscattandolo poi con la resistenza, la liberazione e la Costituzione. Un film che rende veramente l'idea di quella grande confusione dopo quella immane tragedia. Si sono aperte così le celebrazioni per il 70° anniversario della liberazione che termineranno il 25 aprile 2015. Nel dibattito che ha seguito la proiezione sono intervenuti Roberto Placido, delegato al Comitato Resistente e Costituzione del Consiglio regionale, Maurizio Braccialarghe, assessore alla cultura del Comune di Torino, Antonio Saitta, presidente della Provincia di Torino, Diego Novelli, presidente ANPI provinciale, Sergio Toffetti, direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia del Piemonte, Paola Olivetti, direttrice dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e il consigliere storico Gianni Oliva.